Se metto un metaglio due braccia, boh, vedo un attimino per fare un'esperienza e poi vedo. Ma mi puoi chiedere, porco Dio, hai pensato a dannà dopo che mi sono fatto 4 ore di stream a guardare case? Cioè, ma nel senso, voglio dire, mo non è che abbiamo la telecinesi tra di noi, però. Porco Dio, Beth? Sì. 40 giorni con tutta la famiglia. Snap, Omone, Margo, bentornati. Io non me ne frega un cazzo. Ti ospito se mi dai, se dai in destra a mia madre. A pesce, piamo in bocca. Ah sì, no, no, ho deciso. Io mi faccio una run a 60 seconds. Ma poi io mi devo vedere Duricette de Giorgione. Itgaf. Oh, non mi rifiuto di non guardarmi due ricette de Giorgione. Sì, no, ieri ragazzi stavo in un Supreme Chill che non aveva veramente senso. Porco Dio, Anna Wu, che figa. Pisciami addosso, Dio porco. Veramente. Fammi male, prendimi a pugni in faccia fino a quando non sono deforme. Ma, vabbè. Veramente belle tette. Brava, veramente. Le ragazze che decidono di rifarsi le bocce sono veramente brave. È un'ottima scelta. Comunque, onesti proprio, Abdul, bentornato, Snap, grazie per i sub. Col fatto che, ahimè, viviamo in una società di bestie arrapate. Ragazzi, cioè, qui c'è da dire una cosa: rifarsi le tette per le donne va a generare molto spesso una vera e propria possibilità per migliorare la loro vita. A differenza, magari, dei maschi che se rifanno delle cose. Cioè, rifarsi le bocce per le tipe potrebbe effettivamente essere la smurfata de una vita. È quasi un investimento, eh. Tocca staccia. Sti cazzi, nel senso, ma a collo. Cioè, di sicuro non guardo una senza che c'ha le bocce rifatte e dico, porca troia, sei rifatta le bocce. Maledetta, ti odio. Sarebbe divertente, però. Allora, ragazzi, io credo proprio che noi dovremmo prendere dei giochini. Dobbiamo prendere dei giochini, porca la Madonna. Anche il Medikit, eh. Però soprattutto dei giochini, visto che ho denotato come il gioco abbia deciso che io, se non prendo i giochini, poi debba impazzire in un modo o nell'altro. Però dall'altro canto dobbiamo prendere un po' di zuppa, un po' di roba. Perché se no è un disastro. Abbiamo qua, abbiamo questo. Le carte stanno là in fondo, ma non so se ci arriviamo. Potenzialmente ci potremo arrivare. Ah sì, bim, ovvio. Ormai non muovevi manco di Abdul Uzu, Miki, Pinat, bentornati e benvenuti. Donatore anonimo. Spettacolare. Ma non hai un cazzo? Boh, non hai un cazzo? Sì, o dirai intanto a tua madre, che è una donna e quindi ovviamente non ha un pene. Pensaci bene a sta cosa. Però, onestamente, dimmi che non c'ho un cazzo co a radio, ad Orcia, Ermanuale, Ascia. Letteralmente qualsiasi roba per creare un altro medikit. Un medikit, la maschera antigas, 5 zuppe. Poteva servire un po' più di acqua. Però, ehi, amico, la vita è anche così, è fatta di rischi. Non hai preso fucile? Ragazzi, non potrai mai prendere tutto. Quindi. No, sì, ma non c'ha senso, Mick. È inutile la roba della mappa, è stupida. Allora, beviamo a 4. Mangiamo a 7. E rosichiamo perché l'acqua è effettivamente poco. Poca, però vabbè. A quanto pare abbiamo già trovato il nostro personale orto post-apocalittico. Abbiamo trovato degli strani funghi che crescono su delle pareti. Non ce li mangeremo. Non mangerò dei funghi che crescevano sulle pareti. No. In realtà poi fa 5-8, io faccio così. Leonardo, grazie per i 2 anni. Bentornato alla Divina Stalla. Grazie ancora. Acquetta. Il nostro cestino fa schifo. Il lato positivo è che toglie l'appetito appena lo guardi, così risparmiamo cibo. Quanti scarafaggi verdi e giganti? Usiamo il manuale scout, dovremmo andare abbastanza nel supremo chilling. Oh, Pescio, grazie per il sabbetto gittato Anna Frank. Grazie davvero, bello mio. It's Tale, grazie per i 50. Dai, sì, dai. Un po' la situazione. Nelle ultime ore è diventato sempre più difficile respirare. Abbiamo pensato a un malfunzionamento nell'impianto di ventilazione. Si sarà incastrato qualcosa? Com'è successo? Dobbiamo capire o potremmo morire soffocati.
Usiamo il manuale scout, ragazzi, visto che teoricamente può fare una marea di robe. Mamma mia, vale salire. La carriera su FIFA, boh. Scusa, perdonami, non voglio neanche venirti a disturbare, Timmy. Come mai io ho preso un medikit e dopo 6 giorni sono costretto a utilizzarlo? Chiedo, my man. Chiedo, mano del californiano. Porco di Dio. Il nostro quartiere è ancora altamente radioattivo, non c'è un cazzo. Hanno sentito bussare la porta, entrano nel panico. Quel tizio si è presentato al nostro uscio prendendoci una partita a carte molto vantaggiosa. Non farò una partita a carte molto vantaggiosa, onestamente. Loghi, bentornato. Finchio, cosa? Anna Frank, uovo. Grazie per il sabbetto giftato, bello mio. Thanks. Il gioco d'azzardo è una pessima abitudine. Ci sentiamo un po' di radio mentre ci mangiamo una bella zuppa, bitch. Bella zuppa, bitch. Non usare il medikit, Timmy, è inutile. Sì, Cassino, ma ho fatto una bet dove provo ad arrivare fino a 40 giorni con tutta la famiglia. Quindi vorremmo provare a tenere tutta la famiglia alive al momento. Telefonata ci possiamo mandare chiunque, ci mandiamo Ted. Qui dovremmo ribere e più che altro mandare qualcuno in spedizione. Quindi mandiamo qualcuno in spedizione. Nella speranza che non sia già troppo tardi. Allora, se mandiamo qualcuno in spedizione e non trova acqua, siamo inculati. Pazzesco, incredibile. Ma è così. Lucrezia, 2 anni di noi. Il tuo semplice, la tua semplice loyalty nei miei confronti mi rende fiero del mio lavoro. Allora, chi ce menamo? Timmy, te sei mio fratello, lo sai. Se conosciamo, ti do la maschera antigas perché ancora ci stanno un po' di radiazioni fuori, fratellino pisellone. Possiamo andare. Pa, pa, pam. Allora, Timmy, c'ho bisogno che mi torni però per il 16 massimo. 16 massimo c'ho bisogno. Amore mio, perché c'hai i flashback dell'Afghanistan? Cosa succede? Cosa ti avviene? Una credenza di rifugio era un po' instabile, così l'abbiamo spostata per riposizionare. Indovinate un po'? Abbiamo scoperto una porta segreta. Dove conduce? Non si sa, ma lo scopriremo. Vediamo dove conduce effettivamente. Con la torcia. Vai. Ciao, Liglo. Finchio, grazie per il sub giftato a Daniele De Rossi. Grazie, ciao Danieli. Com'è? T'a posto? Si comporta bene sulla panchina della magica. Tra tutti i parenti che abbiamo, nessuno ci è così caro come zia Ada. Abbiamo messo delle foto nei libri. Andiamo a cercare la foto nel libro. Non dobbiamo mangiare né bere. Non dobbiamo fare nulla. Quindi andiamo. Quanto sono i giorni massimi? Il mio record è tipo 124. Che è pochissimo. Una roba tristissima. Quell'enorme pozzanghera non c'era prima. Possiamo giurarci. Ed ecco un'altra. Ah, mi si è allagato lo studio. Salviamo la radio. Tra le due è più utile, anche perché teoricamente abbiamo anche l'armonica per giocare. Salviamo la radio. E dovremmo anche ribere, perché ho proprio quell'odore di merda sotto al naso, che già so cosa deve succedere. Perché già lo so. Oh, Rogo, grazie per i 13. Al 15 te vedevo. Omar, grazie per i 18. Serve acqua, ragazzi. Se non arriva acqua, serve o uno scambio o serve qualcuno che... Vedi? O serve acqua. Mi fa molto forte male. Timmy? Ok, Timmy, you're so tired, which is not so great, but thank you so much for all this stuff. That's a great soup right here and 2 bottles of water, which is great. Truly, thank you so much. Pezzo di merda. Adesso sgobba. Allora, che ore so? Che giorno è? Il 14. Nessuno deve mangiare a parte Timmy. Timmy è un po' stanco. Timmy si potrebbe meritare questo goccetto di acqua rimasta e una zuppetta. 8-16. A meno che tu, Timmy, non mi dici che mi tanchi fino al 16° giorno il cibo. E lì saresti un grande, porco Dio. Ti prenderei a pugni. Timmy dovrebbe mangiare qualcosa, ma ancora non... Ted sembra molto debole. Se oggi non mangia qualcosa potrebbe finire male. Ah no, ma mangiano ogni 7. Non ogni 8. Mi stava a fregare il pischello. Prima quello aveva detto 5-8, gli stava a dare retta. Attento, fratello. Attento a fare queste cose con me, eh. Oh, ciao. Ciao.
Ok, tutti mangiano, tutti stanno bene. Girox, bentornato. Sembra una run diversa da quella di ieri, ma è un attimo che in una catastrofe nucleare ti ritrovi con i piedi al contrario. Allora, dovevano bere nel 16, Timmy deve bere nel 18, ma devono mangiare tutti quanti il 21. Zelmo, sono gli iraniani che ti rubano i bit e il prime. Cioè, davvero, non è una roba a cazzo dei cani, sono letteralmente gli iraniani. Gli iraniani e gli indiani. Ci sono dei canali indiani di gente che non streama, ma c'ha tipo 6, 7, 8, 9 mila bit giftati, rubati a altre persone. E a volte anche le sub così fanno la stessa cosa. Come lo puoi risolvere questo problema? Non c'è uno staff italiano, figurate se poi risolvi un problema tu. Questa è la grande e brutta notizia. Ieri, durante il gioco dei Mimi, abbiamo scoperto che Mary Jane non sa dire di Sir Chivesco, visto e Dolores ci è rimasta molto male. Insiste e vuole dare a Mary Jane lezioni a casa, o meglio, al rifugio. Dai delle lezioni a Mary Jane, dai, porco Dio, dagli le lezioni, che cazzo ce ne frega. Ciao ste. Mantrox, Tricchettaro, Girox, bentornati nella mia stalla. Grazie ancora, le porte sono aperte per dei cavalli. Allora, gli ha dato delle lezioni, Mary Jane un po' stanca perché ha fatto queste lezioni, però almeno cosa, è felice la pupa. Allarme traditore, fumetti recuperati da Timmy parlano soprattutto di noqui viaggi nello spazio. Sti cazzi da propaganda dello spazio, non ce ne frega niente. Timmy deve mangiare... Dove deve bere Timmy? Al 18, eh? Mi sembra 18. Sta cosa che non devono bere tutti allo stesso giorno mi triggera. Il problema è che dobbiamo fare un'altra spedizione. Solo che se fai spedizioni veloci, vicine all'inizio, ti sgamano i banditi e poi capiscono dove stai perché ti seguono. E lì serve la task dove ti vengono a dare la mano i mutanti che ti salvano dai banditi. Solo che è tutta una questione sempre di fortuna. Però dobbiamo farlo perché l'acqua sta rifinendo e non possiamo permettercelo. Bene, però neanche troppo male. Vedi, è Timmy che deve bere. È Timmy che deve bere. Ma Timmy dovrebbe... Sì, no, deve bere per forza. Non lo possiamo manco mandare fuori. Dolò. Dolò, è frammette. Te do la maschera anticas perché sei veramente brutta come la fame, quindi non te voglio far vedere in faccia. Timmy, bevi. E non romper cazzo. Dovete mangiare tutti al 21, io vi ricordo, eh. Al 21 dovete mangiare, cagate il cazzo. Vamos. Mamma mia, Lil Marius, 54 mesi. Emoji del fazzone. Ho il vomito. Ciao Mario, com'è, t'a posto? No, Freddy, non, sfortunatamente è questo perché tu non lo sai. Non puoi farla la sabba alle 4:10. Sfortunatamente, domani ti sotterra un camion. Banchetto, grazie per il Prime. Due Prime di fila a quest'ora, va bene. Una giovane donna vestita di bianco ha bussato oggi alla nostra porta. C'era il conto della storia del suo gemello scomparso, forse prigioniero. Sti cazzi, non si guarda in faccia nessuno, bitch. Allora, Timmy deve bere al 22, mentre Mary Jane e Ted devono bere al 20. 20, 22 devono bere, mangiare al 21. Vabbè, fanno una scorpacciata praticamente. Non ho detto Sandro, Nicola. Non ho detto Sandro, non l'ho detto dopo nuclearizzazione. Azka, grazie per i sub. Bentornato, bello mio. Ci vorrebbe veramente un po' di cibo. Magari un po' di... Grissimbon. Oggi porta in tavola una novità. 2-2 confezionati. Happy, 5 sub. What country is this? What do you mean, casino? This is Italy. Grissimbon. Allora, oggi porta in tavola allora devono bere loro senza team. Devono bere loro senza Timmy. Al 21 devono mangiare tutti e due. Al 22 deve bere Timmy. Parliamo un po'. Beh, grazie per il sub giftato, ma grazie per il sub giftato a Michelle Puttini, la donna letteralmente più bella d'Italia. Secco e Happy Follower, grazie per le 5 giftate. Fategli uno spammetto di pony, ragazzi. Thank you. Madonna, Mary Jane, t'a posto? Ma che è? Ma che gli hanno fatto?
Ma l'hanno presa, l'hanno lanciata da qualche parte completamente. Terribile. Lo vedi? Il pischello che ha detto prima, prendi il pompa. Che non c'ha avuto tempo, se no avrei preso. Il pompa smurfava. Quattro botole d'acqua. E qui te dirò di più. Col rischio che quella quattrogliaccia di cosa non torna con l'acqua. Io devo, sono costretto a dare la scacchiera. Il problema è che potremmo impazzire, ma... ma abbiamo ancora la radio. Questa la dobbiamo dare. E in più al 21 devono mangiare tutti. Eh sì. Timmy deve bere il 23, non il 22. No, Timmy ha bevuto il 20, quindi deve bere il 24. Non mi ricordo, non c'ho. Timmy, devi bere? Sì, devi bere adesso, Timmy. Al 22. Giusto. E allora bevi. E non cagare cazzo. Timmy ha detto di non essere riuscito a dormire ieri notte. Mo si stancherà tantissimo. Mo si stancherà, non riuscirà più a far cazzo. Amen. Devono mangiare il 28. Devono mangiare il 28. Gli altri devono bere il 24, credo. Boh, non mi ricordo. Allora, namo. Dolores, we need you. We need you so much, Dolores. Dolores, can you please come back? Dolores, please. Giorno 23. Timmy comincia a dare dei segni di follia. Mary Jane vede i mostri, i draghi. Ted, con questi occhi, sembra... boh. Picciotti, grazie per i 48, ma grazie per le tre sub giftate, thank you. Allora... stavamo ammirando il paesaggio radioattivo quando abbiamo visto una giovane donna in abbigliamento mimetico. Aveva un temibile fucile con sé, ma ci ha salutato gentilmente, ha detto di essere una cacciatrice. Allora, se gli diamo le munizioni a questa qui, poi lei verrà da noi quando i banditi ci attaccheranno e ci salverà. Però parliamo di late game, molto dopo. Mo, vale la pena dargli le munizioni? Potenzialmente no. Perché potrebbe spawnare la task del medikit dove ti fa usare munizioni insetticida per generare o insetticida. Oddio, no, in realtà no, mi sembra solamente insetticida e libro. Cioè, se c'hai il libro ti può spawnare la roba con l'insetticida per generare il medikit, mi ricordo. E va Bianchi, grazie per il subscritto a Gilberto il Nano, thank you. Chiedo. Sì, grazie. E munizioni, è vero, so pellavamme. Kingston, grazie per il sub giftato a Sandro. Sì, io ho detto Sandro. Vabbè, damogliele, regà. Gliele damo? Damogliele, eh. Ma devono bere? No, deve tornare a Dolores, però. Dolores, please. Some water, please. Sta stupida succolaccia. Ragazzi, è un disastro. È un disastro. È un disastro. Dobbiamo rimandare Ted subito. Subito dobbiamo rimandare Ted. Ahimè, ci beccheranno i banditi. Ci mancheranno i banditi. Ci beccheranno i banditi. L'esercito ha inviato un nuovo comunicato. Non ci interessa, non vogliamo fare il finale. Ah, in più Timmy è in fin di vita. Benissimo. Ok, in tutto questo devono bere Mary Jane e Ted, ma facciamo bere pure Dolores. Oddio, in realtà no. Se non mi chiede disidratazione non la famo beve Dolores, gli famo solo magna la zuppa. Anzi, la zuppa la famo rimagnà a tutti. Se la sentiamo calda, così almeno riazzeriamo le zuppe e devono mangiare il 31. Timmy, io non te posso dare niente. Non te posso dare una mano. Chi scopa, ragazza mia, domattina, visto che io sono stanco e sono ancora sveglia alle 4. Non so se devo farlo per forza o faccio, mi prendo st'incarico. Il segnale dovrà aspettare. Allora, ci mandiamo Ted, che è l'unico che sembra... è l'unico che sembra un po' più sveglio. Cioè, pure troppo, devo essere onesto. Mary J, Dolò, te? Qualcuno deve bere qui? Nessuno, perché abbiamo l'acqua contata. Signore, dobbiamo arrivare a 40 giorni. Quindi se non dovete bere, bene. Andiamo Dead e andiamo Next. Se adesso qualcuno muore, però cazzi sua. Perché ci dovevate aver scritto disidratazione. No, bene, state tutti a pezzi. Resistere, resistere. Stamattina appena sveglio abbiamo sentito un gocciolio. Abbiamo detto che c'era qualcosa che fuoriusciva dai tubi.
È lei. È lei. No, è diversa. Quella di prima ci ha fatto, ci ha allagato, come puoi vedere, tutto quanto. E quindi abbiamo perso delle cose. È lei. Allora, c'è il 5% di hit su questa missione, se tu non fai nulla, che Mary Jane si trasforma in un trattore. Cioè che diventa un alieno. Diventa tipo un mostro viola e non deve più mangiare e non deve né più bere. E può uscire all'infinito e sta nel Chillong. Se però non hitta il 5%, mi sa che si ammalano tutti. Cosa che comunque potrebbe essere risolta, pure se sono tutti ammalati, da una task dove ci dice di lavarci e noi usiamo le munizioni. Quindi è un po' così. Imerio, bentornato. Allora, Timmy, tu devi bere. E tu me lo dovevi dire subito, però, Timmy. Tu me lo dovevi bere, voi dovete mangiare al 31. Qualcun altro deve bere. E tu, però, anche Dolores, mi devi dire che devi bere. Capisco che abbiamo letteralmente un goccio d'acqua rimasto. Ah, sì, ce se prova. Pazzi, folli. Mary Jane, il mostro. Però almeno non si è ammalato nessuno. Mario, Criebi, Forbid, bentornati e benvenuti. Vabbè, almeno non si è ammalato nessuno. Dai, 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 meglio di niente. Al ritorno dall'ultima spedizione, Dolores lamenta una piccola ferita al piede. Poteva essere il destro, ma anche il sinistro. Uno di due, insomma, non sembra rilevante. Ma adesso entrambi i piedi sono gonfi. Dobbiamo fare qualcosa. No. Non amputerò i piedi a Dolores. Mozza le gambe. Ma no, ragazzi, taglia un po', dai. Dai, taglia, dai. No, ragazzi, non gli posso amputare le gambe. Muore, cioè, non mi sembra scontata come... La vedo grigia, 40 giorni la vedo grigia tutti insieme. La vedo molto grigia. Ted deve smurfare. Deve smurfare in maniera anche abbastanza aggressiva. Smurfa, non sniffa. Olè! Malattia di Dolores. Ci ha fatto visita un commerciante dall'aspetto trasandato con una borsa. Sì, ma non ci serve un cazzo la borsa col gatto. È useless. Invece, sai che cosa ci servirebbe? Un po' di acqua. Perché, signore e signori, se Ted torna senza acqua, siamo out. Finisce qui. Perché deve bere Mary Jane. Finisce qui, ragazzi. È andata. Oh, Wasò, t'hanno sbloccata la carta? Bene, manco male. Che poi, Wasò, parliamo se chiede seriamente, dai. La carta l'hanno bloccata per chi? Perché hai giftato sub a Manuxo. Pata, grazie per i 7. Orchestra vuota, bentornato. Mario, grazie per i sub. Fategli uno spammetta. Oggi porta in tavola una novità. Ora un confezionati. Allora, ragazzi, io devo dare un'altra zuppa a tutti. Voi direte una cazzata, forse sì, forse no, ma c'ho paura che da malati. Francesco Marzano, bevo il mirto con del caviale, mentre guardo il circo di Grimba bruciare. Teddo, sur drop, rientra. Siamo al piano per sparare a Maria Sofia. Ho tirato un montante a mia nonna. L'ho trovata morta, ma non me ne importa. Ero stragognettato, mi ha ricoverato. Mirko F è morto, mano del calcio. È da prima, zio porco, che state a giftare i sub solo contemporaneamente. Vi state a mettere d'accordo? Non lo so, ma non ho la più palla idea. A breve. Orchestra, patata, bentornati. Nico, grazie per le 5 sub giftate. Ciolone, grazie per le 10 sub giftate. Ormai non arrivo mai al tuo orario. Wasa, grazie ancora per le 10 giftate. Fategli uno spammetto dei pony, ragazzi. E benvenuti a tutti quanti, anche se probabilmente stanno con la bava alla bocca morti col cellulare le persone che si sono prese la sub. Allora, regà, a task del caffè. Mamma mia, ragazzi, è un disastro. Allora, a task del caffè, se entra, perché Dolores gli va il caffè. Se te entra la task del caffè, resetta la bevuta a tutti. Se no, muoiono in due. Dolò, anzi, Mary J, che sei l'unica non ammalata. Time to shine. Let's go, ski.
Ragazzi, Ted è morto. Il nostro volontario è tornato a mani vuote. Ragazzi, Ted è morto. È morto. Sono morti tutti. Sono morti letteralmente tutti. Muore Dolores e muore Timmy perché sono due giorni di disidratati. Mary Jane tanca, ma Ted ci ha messo... Cioè, Ted è stato fuori sette giorni. Porco Dio, porco. Che palle. Vabbè, amen. Che strano, una normale... Ah, Ted rientra il giorno in cui muoiono in due. E porta due acque. Che gioco di merda, guarda. Madonna, che script, porco Dio. Sai chi ci va di mezzo? Mary Jane, che col cazzo che bevi. Devi crepare, porco, te voglio vedere morta, te voglio vedere. Famo a run tank de... con Ted, dai. Mettimi una bet, 70 giorni con Ted. Che gioco di merda, mamma mia, veramente. Uomo in tuta blu. No, non dire, non daremo niente all'uomo in tuta blu. Gli diamo le cose a Ted e basta. Che giocaccia, mamma mia. Nadiro, perché non sei timeoutato per 300.000 secondi? Che giocaccia allucinante, veramente. Impazzisce se sta da solo. Meno del californiano per te. Guarda un po', la nostra cara Mary Jane ha un diario. Mamma mia, assolutamente sì, ragazzi. Leggiamo il diario ad alta voce, tanto la dobbiamo uccidere. Per la prima volta posso fare questa task. Gli leggo tutte le cose. Oh sì, oggi mi sono sditalinata su Zac Efron. Oh. Anzi, Mary Jane, io ti utilizzo anche per una spedizione, già che ci sei. Ti sfrutto. Ti prendo per il culo e ti sfrutto anche. Allora, Ted deve bere al 36 e mangiare al... 39. Bello. Ah sì, Moscot. Bene. Fatto bene a Gusta quando mi ha chiesto altre cose. Mary Jane si è infuriata quando ha saputo che le sarebbe toccata neanche una goccia d'acqua. Furibonda è fuggita nella landa desolata. Ya, potevamo dare un po' d'acqua per sfruttarla per almeno un'altra cosa, raga. Siamo un po' trollato. Ah, ma tocca dare medikit a cosa? A Ted? Damoglielo. Amo un po' trollato. Vabbè, Bing Chilling, a 70 giorni ci si arriva. Non so chi mi ha trastato, datemi le percentuali. Jack, 11 mesi di noi, bentornato. Tranquillo, domani non c'è nessuno, siamo tutti interisti. Perché domani gioca la Champions. Davvero? Recupero del campionato. Ah, c'è Inter-Atalanta. Oh, circostanza, zona Firenze Sud, brava coinquilina. Solo donne. Arrivi a 38. Ragazzi. Intanto ci prendiamo il fucile per tankare. Ragazzi, Bing Chilling. Chi mi vieta di definirmi donna? Selfie day. Vi vorrei far notare che io ho dato una torcia per un fucile a pompa e il giorno dopo mi ha dato una task con la torcia. Incredibile. Sempre adorabile questo videogioco. Ma adesso abbiamo le risorse giuste. Dobbiamo solamente far riprendere un attimo Ted, così che lo facciamo uscire un'altra volta. Guarda, al momento c'è il naso di Mario Sturgnolo e c'ha la faccia, c'ha l'occhi del K praticamente. Quindi bisogna un attimino tankare. Munizioni sparite, non possono mica essere rubate, saranno qui da qualche parte. Ehi, hai dato via la torcia? Ti do due tasche con la torcia. No, non ti preoccupare, bel gioco, I love it. Allora, 37 non deve bere, deve bere a 40 e deve mangiare a 39. Non deve scopare Ted, nel caso vuole scopare c'hai il corpo lì da usare. Nel senso, voglio dire. Troppo buio per riuscire a trovare. Ecco come ci siamo ridotti. Seduti nel bunker in uno stato di totale inerzia, un po' improvvisto e con un crescente senso di sventura incombente. Se solo potessimo fare qualcosa, come ad esempio introdurci in rifugio della vicina. Andare subito. Abbiamo trovato zuppa, mi sa, sai?
Quattro zuppe. Allora ragazzi, abbiamo il cibo per arrivare fino al 76, al 70° giorno, ce l'abbiamo. Ci serve l'acqua. Ci serve l'acqua. E si può fare. Si può fare. C'è un uomo al nostro uscio e vorrebbe fare amicizia con noi. Almeno c'è quello che dice. Sembra innocuo, anche a quanto pare è un numero spropositato di braccia. Dare zuppa subito. Questo ci aiuta. Ci aiuta a difenderci contro il prossimo raid dei banditi. Paga la mossa, mano del paga la mossa. Ottimo ancora. Ted è ancora troppo debole per uscire, ma non è un problema. Si fa, si fa. Si fa, si fa, si fa, si fa, si fa. Lore, ma giftane 10. Giftane 14 per una alla legge. Filippo, mamma mia, Filippo, bentornato. Lore, grazie per le 8 prima. Scusa, non ti ho ringraziato. Pardon, grazie per le 8 e le 11. Thank you. Ho visto le motte, Lore. Ah, per far numero pari. Allora non dico nulla. C'è stata una bussa alla porta. Dobbiamo mangiare. Abbiamo mangiato al 39, quindi dobbiamo mangiare al 46. E dobbiamo bere al 44. 44, 46. Chi è che ci bussa? Chi è che osa? Persone vestite con pigiama verdi bussasse alla nostra porta. Questa gente gli allegri compari prendono ai ricchi per dare ai poveri. Questi, se li apri quando non hai niente, ti danno qualcosa. Ma se li apri che c'hai tutta questa roba che ci abbiamo, ti inculano. Quindi non li apriamo. Non li apriamo col cazzo. Stanno bene là gli allegri compari. Sì, grazie per le 5 giftate. Thank you, benvenuti a tutti ragazzi. Stai facendo piacere a persone che stanno dormendo. Coccolocco, grazie per i 2. Ma è proprio quello che vi rende uomini, il fatto che non avete bisogno dei grazie. Bravi. Oggi dal vicinato provengono strani rumori. Non procacceremo cibo fresco perché c'è stata una fuga dallo zoo. Penso proprio che questo sia interessante. Che cosa hai fatto, Ted? Perché ho sentito che sei uscito dal bunker? Ok. Prossima spedizione. Ci aiutano. Quindi abbiamo sia la spedizione che i banditi. Cioè, buongiorno Gianmarco. Pensavo fossi già nella isla. No, parto a breve, ma devo pure staccare la stream. Incredibile che qua posso dare 5 bit e da messo un minimo è 50. Vedi. Fili, grazie per le 5 giftate. Marluschio, ma che orari hai? Che orari hai, sì? Che cazzo di porco dio di orari hai? Sei ridicolo, sei. Nella isla non ci arrivo perché casca il coso. Casca aereo. Tutti giù per terra. Allora, olè! Allora, vabbè, ci salvano dai banditi, ci salvano nella prossima spedizione, ma la spedizione non ci sarà mai perché Ted continua ad ammalarsi. Ah, e adesso che è ammalato ci dice... Selfie! Ci dicono che può uscire, va bene. Merda, i medici con medikit. Gianchi, questa è quella real dei medici. Lori, grazie per le altre 8 giftate. Sto cazzo dei surfi del pupone. Alert umani, no, surfi del... Questa mi cura, ve? Allora, questa è il mio pensiero sulla giornata. Ted deve, mi sa che è disidratato. Il mio pensiero sulla giornata è il seguente, signori. Io bevo, mi faccio curà. E poi esco e devo trovare acqua. Ma mi sa che non mi cura subito però. Mi vengono dopo a fare una puntura. Mi sa. Perché non mi curano subito. Mi fanno la puntura nel caso. Billy, benvenuto. Lori, grazie per le altre 8. Se no posso tankare ancora dei giorni. Con una cosa intera di acqua posso tankare 4, 8, 12, 16. 16 giorni arriva al 60° col fatto che Ted è tanto da disidratato teoricamente. Cioè da ammalato non muore subito.
se vengono a fare la puntura magari non ci vengono subito. Non potrei uscire perché se lo faccio uscire da ammalato muore. Ci servirebbe uno che ci viene a chiedere uno scatto. Ah, frate, a giocata. Guarda la giocata, non li accetti i medici. Perché domani mi vengono a chiedere uno scambio e gli do l'accetta per un po' di acqua. Trastar molecolare. Guarda, scambietto, scambietto tattico al volo, bang! Kit ci ha detto bene. Importante. Dopo un po' di crazy time vecchi tempi. No, Rannek, guarda. Apprezzo, ma no. Lore, grazie per i 50. Ma mancano 35 sub alla crab gameata. Voglio morire. Allora, abbiamo tutto quanto. Abbiamo mangiato e bevuto al 45, quindi dovremmo bere al 49 o al 48, ma tanto lo vediamo tramite disidratazione. Potremmo addirittura uscire. E io rischierei un'uscita. 35 sub le fai con una scoreggia. Rischierei un'uscita perché non vorrei. A un certo punto ho scritto: con tutto quello che è costato. Ma gifta le 30! Porco Dio! Almeno parte l'alert che mi piace! Guardando, ho notato che costata e crostata hanno in differenza solo una lettera. E questo per me è incredibile. Cioè, va bene che uno più uno fa due. Tocca fare le cose, tocca fare una crab gameata. Oggi porta in tavola una novità. Damo la mappa per ite. E lo mandiamo qui. Qui no, l'inizio del fiume ormai puzza, è puzzolente. Bisogna mandarlo qui, a Corso Como bisogna mandarlo. Allora, allora comunque so due volte che mi gifti 35 quando poi gifta 30 e fa partire l'alert napoletano. Grazie boys, grazie ai beat. Allora, thank you. Rannek, grazie per le 5 sub giftate, benvenuti a tutti. Crab gameata? Vabbè, c'è tempo, se fa. Wow! Speriamo bene. Non ha preso nulla? Si sente la mancanza della domandina già. Nulla? Oggi porta in tavola una novità. Nulla ragazzi, un disastro. Ci abbiamo comunque un'acqua, ma un'acqua sono 16 giorni. E 54 più 16 quanto fa? 70 della bet. Lasciar cucinare! Aprite in nome della libertà, gridavano fuori la porta. No, niente libertà, grazie. Deve mangiare? Deve fare qualcosa? In realtà no. Però glielo damo, tanto stiamo precisi coi tempi proprio. È azzeccato. Gekko, grazie per le 5 pure te. Oh, ma che ben preso. Miki, grazie per i 5 mesi, bentornato. Fisi, grazie per i bittini. Non si sente la mancanza in realtà. Ci ha fatto visita un commerciante all'aspetto trasandato. Non voglio la cosa con il gatto, mi fa cacare. Devo bere? Ancora no? Strano. Non lo famo bere. Ah no, ho appena bevuto, grazie al cazzo. Ho bevuto e mangiato quindi prima, al 54. Quindi devo bere, devo mangiare al 61 e beve al 58. Ok. Finalmente abbiamo visto vicino il veicolo in fondo alla via. È un carro armato. Non andrò nel carro armato. No. Non andremo nel carro armato. Non mi ispira il carro armato. Deve stirare. Questa è una fuga. Ah, era una fuga questa. Ah, è vero, perché la missione del carro armato è quella quando ti dice manda fuori qualcuno e ti dà le quattro teste. È quella dove il carro armato letteralmente implode su se stesso. No. Ti dirò, perché avendo il manuale mi potrebbe dare la task per fare il medikit. Quindi no, anche per pompa in realtà ce l'ho. Però c'ho una difesa dai banditi con la donna che dei ragni giganti, dai mutanti, dal lucchetto.
Quindi sto dall'accetta, sto abbastanza nel chill, non farò nessun tipo di scambio, onestamente. Non devo mangiare, non devo bere, non devo fare niente. Va, go next, go next. Billy, grazie per i beat. No, Billy. Ho una piccola domanda, come mai non prendi almeno la residenza a Bucarest per tassare il meno possibile? Informati potrebbe servirti. Non si può prendere la residenza in un posto e lavorare in un'altra. Lo puoi fare, ma poi ti vengono a rompere i coglioni la finanza. Lo puoi anche fare per 5 mesi e 20 e 30 giorni invece di farlo per 6 mesi. Non lo puoi fare. E non lo puoi fare nemmeno per 6 mesi e un giorno e poi stare da un'altra parte. Lo fanno tantissime persone che vedi su Cioè, che hanno le aziende in altri posti e poi se li inculano lo stesso. Visto che non voglio invece neanche ficcarmi in una situazione con la finanza di nessun tipo, non lo faccio. Doms, grazie per i 6, bentornato. Attenzione! Ah! È come te sbagli, eh? Cominciano i banditi! Ti vedo un formato! Grazie al cazzo! Iniziano i banditi, eh? Strana sta cosa. Chi l'avrebbe mai detto? Vabbè, dovremmo farcela. Dovremmo farcela. Peccato, 100 giorni non li facciamo. Però dovremmo farcela. Doms, grazie vi sei bentornato. Il nostro kit. Che giocatore, le chiama prima le chiama. Ok, task del medikit, buonissimo. Abbiamo fatto bene a non prendere le cose. Potenzialmente potremmo fare anche un'altra spedizione, secondo me. Forse no. Non dobbiamo mangiare perché dobbiamo mangiare al 61. Però mangeremo lo stesso perché siamo degli ingordi. Andiamo. L'importante è far pagare almeno un paio di bet. Quanti mi hanno trastato in bet? Qua giù non c'è molto spazio e nessun odore può sfuggire. Non so, un mattone è. Dovremmo investigare e rimuovere la fonte del fetore, che è il mattone. Sì, ma ci potremmo ammalare. Probabilmente ci ammaliamo perché ci ha appena fatto fare il medikit. Però sti cazzi. Abbiamo mangiato a 59, dobbiamo rimangiare a 66. E dobbiamo bere a 62. 27,73. Figli di puttana, quei 73 mi sa che stavolta ve la siete presi bella che nel culo. Stavolta. Ah, non mi sono manco ammalato. Ok. Niente. Non dobbiamo bere. Ancora. Man mano. Go next. Dimmi, Garux. Cerba, rischiosa. Prendi un voletto un pochino veloce. Barabba, grazie per il ride. Doms, bentornato. Giuseppe, grazie per i 6 bittini. Thank you. I banditi sono alle porte. Riusiamo la fisarmonica. Va bene. E in più beviamo perché mi sa che devo bere. Devo, sì. Sono disidratato. La situazione è la seguente, raga. Che adesso al 66 finisce l'acqua. Finendola al 66 abbiamo 4 giorni prima della disidratazione. Quindi tocchiamo i 70 della bet. Ai 70 della bet, al giorno 70, anzi al giorno 69, teoricamente bisogna provare a fare un giro fuori se Ted può uscire. Ma è probabile che, avendo i banditi alle porte, poi non torniamo. Però i 70 giorni li tocchiamo. Quindi è strongo in realtà. Ce l'ha, c'ha un senso tutto ciò. Ha abbastanza un senso. Ci siamo rifugiati qui sotto, abbiamo avuto tempo di prendere il rasoio. Non ci faremo la barba con l'accetta per nessun motivo, abbiamo appena bevuto. Diamo un altro un po' di cibo a Ted per metterlo super, per prepararlo all'uscita di dopo. A meno che entrano in casa, non posso entrare in casa perché c'è il lucchetto. Non mi fermo a 69. No, a 70, raga, ci arriviamo. Non mi avete trastato. Male, malissimo, signori, malissimo. Senza ascia non ci si rasa. Ultimamente sentiamo dei rumori strani, provengono da fuori o c'è qualcosa che entrò nel rifugio. Abbiamo provato in terra, la stessa successo. E se stessimo impazzendo, giochiamo a dama, così almeno non impazziamo. Semplice. Nico, grazie per i 6, bentornato. Mo' a breve rivengono i banditi. Vengono l'8,
Qualcuno risponda Andrea se qualcosa, se lo sa, se sa che, di che cosa sta parlando. È arrivata. Sarebbe da dargli la radio. Sarebbe da dargli la radio. No, vorrei fare 100 giorni. Però sarebbe da dargli la radio. Però la damiera una può bastare. Il problema della radio è che potenzialmente 4 bottiglie di acqua sono 32. Oddio. Però poi potremmo impazzire. Però se impazzisce c'è un cooldown di 30 giorni prima di scappare dal bunker. Quindi potremmo farlo. Potremmo farlo. Dai, famolo, siamo pazzi, siamo scatenati, siamo bruciati nel cervello completamente. Certo, perché la cosa è questa: se ce ne prendiamo una, non riusciamo a fare 100 giorni se ci proviamo. 100 non li fai per i banditi. Non ho contato quando ritornano, vengono ogni 8 giorni. Potenzialmente c'ho il fucile se trovo le munizioni, uno, c'ho il blocco dei mutanti, 8, 16, 24... C'ho l'accetta da 32. Secondo me in realtà 100 potrei farli a pizzico proprio. Proprio così a culo. Zedor, Nico, bentornati. Boh, ci provo sti cazzi. Tanto la prima bet importante l'abbiamo sdrogheggiata. Quanto sto ad stream? 7 ore e mezza. Vedo pure muove, se no c'è, sì, se non faccio la grab ghimata perdo l'aereo. Banditi alle porte, 66. Uso il fucile. Ritornano 74. Uso l'accetta, ritornano 6, 82. Uso il coso, ritornano 90. Mutanti 98. Perdiamo forse al 98. Perdiamo. Incredibile. Sarebbe pazzesco. Boh, proviamoci. Se non la usi ora ti aiutano. E vabbè, ma tanto non cambia un cazzo se non lo uso ora o lo uso dopo. Cioè alla fine, come roba. Quindi boh. Più che altro devo bere. Quello sicuramente. Usiamo il pompa. Tanto vai. Devo bere. Magniamo, tanto stiamo pieni di cibo. Cambia che hai l'oggetto in caso servisse. Vero. Make sense. C'è un medikit? Ma questo è spawnato dal nulla? Vabbè, chill. Allarme, c'è una banda di pompieri fuori dal rifugio. O almeno siamo messi come te. Hanno bussato, ci hanno ordinato di consegnare tutte le nostre provviste. Hanno cominciato a dare fuoco al rifugio. Se non ci sottomettiamo. Vabbè, niente. Non ci arriviamo, certo. Ho capito. Vabbè, ma tanto non cambiava un cazzo. Cioè, te fanno banditi, pompieri, Pippo e Paperino. Dai, ma vaffanculo. Lori, grazie per i 13. Xidre, Zedor, Nico, Pizza. Bentornati. Pizzo, ma sei Piz Pizza? È Piz Pizza, che non mi ricordo mai come si chiama il canale. Ah no, ok. Scusa. Lori, grazie per i 13. Che cazzo stai a fare? Ma quante cazzo di sub c'hai te giftata a sto canale? 475. Allora, e usiamo la cosa. Bere non dobbiamo bere. Cibo abbiamo appena mangiato. Peccato. Peccato, 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 peccato. Ce l'ho un'idea in realtà, per fare 100. Forse. Forse no. Ma un'idea un po' folle, Un'idea un po' strana. Un'idea un po' ambigua. A parte se ci dice culo su qualcosa, magari la famo pure. Perché potenzialmente ci servirebbe proprio qualche altra provvista. Oggi abbiamo te risolto ci avvilito. È ora di fare qualcosa. C'è un insegnante della scuola locale. Allora, no. Perché mi stanco e quindi non mi devo stancare, perché mi serve la possibilità di poter fare un'uscita nel caso. Devo provare a fare un'uscita quando a una certa.
non so coperto per la spedizione, per quello posso guadagnare dei giorni con una spedizione coperta, teoricamente. A meno che ne ho fatta già una prima e mi hanno coperto in quella, ma non ho letto dal diario. Gruppo dei criminali sta picchiando alla porta. Pagare bet. Pagare bet. Usa i gormiti. Quando stamani abbiamo aperto la porta del buco per fare troppo bene, abbiamo scoperto una valigetta sull'uscio. No, zero valigetta sull'uscio. E la ridamogli da magnà perché siamo dei mega chad. No, dai, questa non l'affittano. La situa è grigia. Stamattina è arrivato un giovane cantante. Questo ti ridà la radio. Beh, non ci famo un cazzo però. Spedizione la facciamo dopo. Mi sembra che ti ridia la radio questo. Boh, ci proviamo. Magari da fisarmonica ci potremo ridifendere. Che ne sai? Ah, porco Dio, è vero. Era... dovevamo usare i gormiti prima. Dovevamo usare i gormiti prima perché ci avevamo il coso ancora. Ah, vabbè. Allaghi. Non è vero. Ci ho pensato. C'aveva un senso. Era o ci ammaliamo, medikit. Beh, che zella, non ci ho pensato. Magari ci arriva uno scambio, cazzo ne sai. A randome, completamente. Acqua, cibo e medikit. Guarda come ti ratto, Ted. No, 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 no. Ci abbiamo due difese, teoricamente. Ci dovremmo avere due difese. Prima la signora dei miti, dei proiettili, e poi i gormiti. Per logica. Chi ci ha difeso? I nostri amici mutanti. Può essere che la signora ci ha già difeso? I ragni sono ovunque. Usiamo il coso, il talent scout. Lore, grazie per l'altro 8. Basta. Quando esci sei difeso, non ti entrano, ti proteggono. Potrebbe essere. Sta ok. Potrebbe essere in realtà, eh? Non la conosco questa. Non la farò. Non so, non la conosco. Dici, Gianchi? Certo, è inutile comunque, ragazzi, aspettare qui e aspettare. Potremmo provare a fare una follia. Dai, dai, famo la follia, sì. Anche perché, ragazzi, se devo fare tre partite di Crab Game, letteralmente perdo l'aereo. Cioè, potrei voler evitare. Anche perché devo risalire anche su casa. Porco Dio. Una sbraga di roba. Devo pure salire su casa. Ah, e il cellulare manca è carico. Bene. Manco. Ah, il caricatore ce l'ho su casa. Bene. Manco male. Dai, famo sta cazzo di cosa. Ah, Anzio, grazie per il sabbetto giftato. Gecko, grazie per le 10 sub giftate. Hai fatto la valigia? No. Non ho mezza valigia. Signori, lo facciamo uscire come un Chad. Lo facciamo uscire con una 24 ore, davvero gentleman. Justin, grazie per i bittini. No.
non ricordavamo di aver appeso una collezione di teschi sui resti della nostra staccionata, ma la cosa non ci aveva sospettato insospettito più di tanto. Quando però hanno cominciato a sparare contro di noi, un po' ci siamo preoccupati, ma è solo quando una banda di sciacalli mezzi nudi si è messa a inseguirci abbiamo capito che qualcosa non andava, ci hanno cacciato via. Che sfortuna, non ce l'abbiamo fatta. Queste sono le nostre ultime parole, il nostro consiglio a chiunque leggerà: scrittura illeggibile, avrà scritto il K. Bida, grazie per gli 8 mesi, bentornato. Vabbè, good run, dai. Good run. Selfie del... Selfie del... Madozzi, ma come fa a essere così alto?